L'Amleto di Shakespeare e il Don Chisciotte di Cervantes sono dunque due opere che rappresentano due modalità di affrontare la complessità del reale, che mai come in quest'epoca, il Seicento, si presenta sfuggevole e sfaccettato. Da una parte la confusione tra la letteratura e la vita, che si concretizza nell'ostinata volontà di perseguire ideali cavallereschi ormai tramontati e che rivela l'incapacità di comprendere la nuova realtà, quella dominata dalla nascente borghesia mercantile. Tutto ciò sfocia nella follia, ossia il malessere di un personaggio che non può rassegnarsi allo scarto insanabile tra un nobile ideale, il sogno, e la concreta realtà. Dall'altra è il dilemma di fronte a una realtà sovvertita che non offre più solidi punti di riferimento. Nell'Amleto mutano i tradizionali rapporti di potere all'interno della famiglia. Di fronte a questo mutamento, le armi dell'eroismo tradizionali si rivelano inevitabilmente inefficaci e superate. A differenza dunque della civiltà medievale rinascimentale, che pur in modi diversi si fondavano su certezze solide, da una parte la fede in Dio, vera e ultima ragione dell'esistere dell'uomo, dall'altra la fiducia nelle potenzialità dell'uomo, vera misura di tutte le cose, la civiltà del Seicento, al contrario, non ha una sua fede e una sua certezza. La sua unica certezza è nella coscienza dell'incertezza di tutte le cose, dell'instabilità del reale, delle ingannevoli parvenze, della relatività dei rapporti tra le cose.